C'era una volta un nonno al quale la nipotina mostrò una cartolina in bianco e nero con il mare ed un ponte. La bambina disse: «Nonno, ma perché non mi hai fatto passare su quel ponte?» Il nonno sorrise e le rispose: «Quella è l'antica leggenda del perché non si costruirà mai il ponte sullo stretto di Messina. Ora ti racconto, siediti». Molti, ma molti anni fa, in un angolino del mondo dove vanno in vacanza le fate, sì, nonno, disse la bambina, dove vanno in vacanza le fate, che cosa succede? Successe che si formò un piccolo spazio tra due terre che subito il mare colmò con la sua limpida acqua di mare di Sicilia. Così nacque lo stretto di Messina. Ci fu un gran trambusto, come sempre quando accade un cambiamento. In quel trambusto si incontrarono due ippocampi, un maschio e una femmina. In un batter di ciglia l'ippocampo e l'impocampa si innamorarono ed il trambusto si tramutò subito in passione d'amore. La stretta e azzurra striscia di mare cullava il loro sentimento. Nuotavano felici come sanno fare solo due amanti, appagati dalla bellezza dell'ambiente che li circondava. La bella ippocampa, come al solito col suo intuito femminile, come hanno tutte le femmine, disse al maschio ippocampo: «Ho paura che se la terra si ricongiunge, quel cambiamento potrebbe cambiare il nostro amore». L'ippocampo le rispose: «E no, 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 non gli rispose adesso quello che gli rispose. Se lo volete sapere, venite tutti quanti a Moby Dick, che ve lo raccontiamo a Moby Dick. Dovete venire a Moby Dick, cari bambini e cari bambini, il 2 ottobre alle 17:30 per la festa delle nonne e dei nonni, e ci direte anche che favola vi racconta vostro nonno e